siamo arrivati in quella che probabilmente è l'ultima sagra che andremo a recensire di questa stagione, una sagra della quale sono molto curioso perché ne ho sempre sentito parlare. Siamo a Leonessa e questa è la sagra della patata. Andiamo. Feel it in my bones, I can feel it in my veins. Hands in the sky, I can feel. Sei felice dell'allegra famiglia riunita? Menù completo prevede 15 euro con. Allora, gnocchi a sugo. Gnocchi a sugo di gatto. Gnocchi a sugo. Vado a dimenticare acqua o vino. Non so perché acqua o vino, noi indovinate cosa sceglieremo. Comunque, 15 euro per questo mi sembra un menù che ci sta l'euro di prezzo, però vediamo il rapporto con il prezzo della prossima. Poi qua. Bella recensione al volo, ti piace questa ragazza? Buonissima, dai. Ce l'abbiamo quasi fatta, dai. Alla fine forse si mangia. C'è una fila lunghissima. I know it's true. I wanna get high on. Caught by surprise by you. Allarghiamo un pochino la pista, teniamo indietro le panzette. Com'è? Sicuramente non c'è mai la va. Merita. Uno, due, tre panzette, le tiriamo dietro. Mezzogiorno. Buono, molto buono. Allora partiamo con le ricarte, vai. A quest'ora la fila continua a essere particolarmente annosa. Noi siamo quei cani e sono gli animatori della festa. Faccio notare una cosa, qui tutti stanno con la giacca, con il cappottino, guarda papà, manica corta. Ok, ci siamo allontanati dal furore popolare, anche perché abbiamo questi due che oggi scalmanati. Sì, non si tengono. Te io partirei intanto con il voto al piatto principale, ovvero la patata di Leonessa. La patata intesa come gnocchi. Patata, abbiamo mangiato proprio la patata. Io per gli gnocchi e per le patate fritte, perché abbiamo mangiato sì, quelle, darei un 9. 9 addirittura. Sì. Tu papà? Io anche io 9. Tutta la fila che abbiamo fatto alla fine no, dopo, alla fine ci arriviamo dopo. La patata si sentiva che era veramente buona, ha confermato sì, aspettative, io perciò confermo il 9. Intanto guardate che bello scorcetto. Il cibo in generale. Voto Simona? Ah, cibo in generale. Quindi parlando generale, anche il condimento, il tartufo, piuttosto che al condimento gli diamo un 8. Allora, il sugo poteva essere un po' più strong, secondo quello me. Di carne. Sì. Era poco grasso. Come ti piace? Mettiamola così, cioè nel senso, gli gnocchi col castrato, col sugo col castrato, di solito sono belli sostanziosi, invece rimaneva un po' sciapetto rispetto al classico. Mm, sapore, quello è vero, no? Quelli al tartufo invece erano molto buoni. Quelli al tartufo erano buoni. Non consiglio, mangiate prima quelli al tartufo perché sono più delicati. Sì. Mangiando prima, come ho fatto io, quelli con col sugo di carne, sì, sì, perde un po', però sinceramente con il tartufo veramente buoni. Io confermo sì, l'8 per il cibo in generale, anzi anche 8 e mezzo. Te va il cibo in generale, che voto gli dai? Il cibo in generale, i condimenti degli gnocchi. Esatto. Come diceva Simona, non era molto carico il condimento degli gnocchi a castrato. Però se da una parte c'è meno sapore, dall'altra c'ha in cambio una digeribilità superiore. E c'è ragione. Anche questo, che esperto, esperienza. C'è ragione. Sui gnocchi a tartufo invece non era tartufo al 100%, non so che era percentuale, un era una salsa tartufata. Però non era malvagio, non cioè era rispetto malvagio ad altre sagre umbre. Tra cui provate la sagra al tartufo stesso che abbiamo provato anche cioè noi. Questo penso sì, che non fosse era un tartufo puro, però era un po' una salsa tartufata, però secondo sì, me c'era un po' sì, di tartufo sì, 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 fatto bene. Sicuramente c'era uno scorzone, magari non c'era. Confermiamo un 8 quindi comunque per il cibo in generale? Sì, okay, io direi di sì. Andiamo con gli ultimi voti, ovvero il conto. Dunque, il conto. Abbiamo speso 15 euro per questo piatto unico con due mezze porzioni di gnocchi e una patatina fritta e un bicchiere di vino. Tanto, troppo poco? Papà, parti te. Secondo me il voto poteva essere un pochino di meno, anche 12 meno andava bene, però sfruttano questo avvenimento per
per vendere, infatti. Ma in anticipato, io pensavo che stato un grande voto al conto, invece io do al conto da un 7,5. Anche che io. È comunque un signor voto, ovviamente. Anche io. Però esci che sei abbastanza pieno, ma non del tutto pieno. Infatti abbiamo mangiato altre cose. Sì, ma perché abbiamo mangiato anche la pizza fritta. No, perché abbiamo mangiato un'altra porzione in due. Ah, sì, perché abbiamo messo quattro porzioni, sì, giusto. Però devo dire che sul conto va bene. Potevano usare un po' di più, secondo me, però con i tempi che corrono, diciamo che è un prezzo che ci teniamo. Sì, e per tutta la fila, cioè alla fine la patata. Adesso arriviamo invece alla festa in generale, cioè questa sagra della patata leonessana. Allora, le cose, io dico solo le cose che non mi sono piaciute e poi ti dico il voto. Vai. Lo posso? Vai. La musica è troppo alta, è troppo vicino, il palco è troppo vicino ai posti a sedere, tanto che... è difficile assolutamente parlare, cioè non riesci minimamente a parlare e questa cosa comunque è un po' snervante. Sì, potrebbero un magari dislocare la musica in un posto leggermente diverso da dove si mangia. Abbassare i volumi, come dice papà. Altra considerazione da fare, io però la faccio una positiva, a me è piaciuto molto il concetto di questa festa, sì. Cioè il paese è veramente pieno di gente, bello, tutti questi stand gastronomici. Che c'entra poco magari con la sagra in sé per sé, ma che l'ha arricchita, perché comunque ci passi volentieri una giornata. Ci sono tantissimi stand, sia proprio del territorio, quindi anche territori circostanti, paesetti circostanti, e aziende agricole che comunque con questa sagra riescono un pochino anche a farsi vedere, no? Che fa, papà? Mangia le more? Le more. Ci sono le more? No, non so, le more. Uva fragola. Avendo vissuto le sagre marchigiane, mi viene a fare il confronto. Sia che veniate presto, sia che voi decidete di venire presto alla sagra, come ha fatto mia cugina, sia se venite un po' più tardi come abbiamo fatto noi, la fila c'è comunque, quindi ve la dovete sorbettare. Alla luce di tutte queste considerazioni, papà, che quanto voto diamo? Abbiamo speso 15 euro, l'ho già detto. No, quanta fila abbiamo fatto? È un'oretta abbondante tutta, anche un'ora e un quarto. Alla luce di tutte queste considerazioni, il consiglio quindi qual è? Il consiglio è che se venite dovete armate pazienza, questo. E veni presto. Ma anche venendo presto, come ha fatto mia cugina. No, intorno alle 10. Ma ci fai poco, arriva dai 9:30 e sei beccata la fila uguale. Papà, alla luce di tutte queste considerazioni, il voto a la festa in generale, questa sagra in generale. Ci torneresti, ti è piaciuta, il voto. Sì, però c'è molta affluenza. Io non so gli altri giorni di venerdì e sabato come stare. No, solo però, sabato. Fanno il weekend da venerdì pomeriggio fino ad oggi. Tanta gente e poi alla fine si crea l'imbuto dove si mangia. Quindi voto alla festa in generale? Festa in generale. La festa in generale non è colpa di nessuno. Se ci viene molta gente significa che la festa è sentita, no? E viene, diciamo... viene visitata, per cui la gente poi dopo non è che puoi fare chissà che cosa per smaltire le file, è un cane che si morde la coda. Vabbè, era un po' di indugio, io gli do comunque il voto in generale se consideriamo tutto 8, perché si mangia bene, sì c'è l'attesa che è un po' pesante, ok la musica è rivedibile, però la festa è gradevole e ci passi una giornata piacevole qui, sì. Cioè noi abbiamo passato una bella giornata in famiglia. Quindi tra pro e contro gli do l'8 comunque. Poi c'è da dire una cosa, che chi non vuole fare tanta fila, c'è sempre un'ulteriore fila, oltre che negli stand gastronomici, sempre organizzata da Prologo, c'è un'altra fila per il panino con la salsiccia e la birra. Sì, sì, ci stanno anche, lì, però la fila è la lunghetta anche lì, devo dire. Molto di meno. Di meno, molto di meno, però certo vengo qui per mangiare la patata, non è venuta a mangiare. No, neanche io. Va bene, io con questo direi che si chiude il capitolo delle sagre, almeno per ora, almeno che ci sia qualche episodio speciale, magari qualcosa della castagna, eccetera. Comunque se ci sono delle sagre fatecelo sapere qui nelle zone, nel centro Italia, perché andiamo a ispezionare. Non mi resta far altro che dirvi, che ringraziarvi di tutto il seguito che avete avuto, poco per la verità, però per questa saga delle sagre, però noi ci siamo divertiti comunque a farla e la rifaremo anche più avanti, perché quello che ci frega a noi è divertirci e mangiare. Assolutamente, soprattutto mangiare. Perciò se sei arrivato fino a questo punto del video, grazie, veramente grazie, che vuol dire che ci vuoi veramente bene, anzi scrivimelo che sei arrivato a questo punto del video. Scrivimelo che mi vuoi bene. Scrivimelo e scrivimi che mi vuoi bene, esatto. Neanche ve lo dico che dovete iscrivervi al canale, attivare la campanellina, metto un mi piace, no? Attivare la campanellina lo dico io. Dillo. Attivare la campanellina, din din. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.